Buongiorno Pietro, siamo Buongiorno. qui, il padrone di casa che ci ospita oggi. Ci vuoi raccontare com'è nata questa collaborazione con Isaac? È nata innanzitutto avendo conosciuto Danilo Borrello, che era alla ricerca di una nuova soluzione dove Isaac potesse trovare chiaramente un ufficio, anche uno spazio di interazione con aziende e interlocutori. Essendo Blend Town, che è il nome di questo spazio, di questo edificio, un business center, cioè ovvero un luogo dove le aziende trovano uffici tendenzialmente flessibili, credo fosse agli occhi di Danilo il luogo ideale. Blend Tower ospita circa 300 persone, oltre che molte sale meeting e spazi come il lounge dove le persone si possono incontrare e anche fare affari. Questo credo fosse l'occasione. In realtà io conosco Isaac sin dai tempi dell'università, quando studiavo in Irlanda, al Trinity College, e ho frequentato Isaac a quei tempi, parliamo di tanti anni fa, 15 anni fa ormai. E quindi, avendo diciamo, sentito questa esigenza da parte di Danilo, ho fatto di tutto perché Isaac potesse affrontare anche il budget, i costi che indubbiamente sono abbastanza elevati in questo spazio. Quindi abbiamo trovato un sistema per ridurre questo onere e far sì che Isaac potesse diventare nostro ospite. Quindi dopo un'esperienza all'estero da studente, ha proseguito a vivere esperienze internazionali anche sul lavoro. Sì, si è studiato in diversi paesi e poi sono diventato imprenditore dopo aver lavorato per alcune aziende e nel 2003 ho fondato una società che oggi si occupa di uffici, chiaramente, ma il core business riguarda la gestione di immobili, residence, appartamenti per vacanza, ville per vacanza in Italia e in diversi paesi europei. Siamo presenti in una ventina di città, tra cui Parigi, Londra, Amsterdam e le principali città italiane. Quindi, indubbiamente, l'esperienza del passato di studio in diversi paesi, poi di esperienze professionali pregresse, mi ha aiutato a sviluppare un business internazionale. Questo, nei confronti di Isaac, ovviamente rappresenta un ulteriore incentivo, motivo per noi di essere interessati ad avere Isaac come ospite. Questo per poter interagire chiaramente con giovani dinamici e vogliosi di riuscire, cosa che non è comune sul panorama italiano, un po' piatto, diciamo. E questa è ovviamente una nota distintiva di molti ragazzi Peraltro, dell'associazione. sia la vostra azienda come gestisce Blend Tower che Windows on Europe è giovane e continua a scommettere molto sui giovani. Sì, da media intorno ai 30 anni. Quindi altri spazi di collaborazione anche per eventuali sbocchi lavorativi per ragazzi del network. Indubbiamente. Sono circa 100 in questo momento i nostri collaboratori, stiamo crescendo, stiamo aprendo su nuove piazze in Europa, stiamo lanciando un progetto online che coprirà effettivamente tutto il mondo, sarà online questo, offline, non ci sarà la gestione diretta dei palazzi, ma sarà è un progetto che prevede il supporto a strutture in diversi paesi del mondo che fanno il nostro stesso mestiere. Per cui sicuramente si apriranno nuove opportunità e un modo di essere comodi fisicamente per poterne Per parlare collaborare. e trovare un'occasione. Va bene, grazie mille, Prego, grazie ci a voi. vediamo.